Allora, domandona della settimana. La domandona della settimana è quel momento del podcast in cui noi ascoltiamo una domanda a tema prestabilito che ci inviate voi ascoltatori. Il tema prestabilito che vi abbiamo annunciato qualche ora fa nelle storie di Instagram di Cinefax è la magia. E su Telegram, perché ci scrivono lì. Anche quindi seguite anche su principalmente Telegram. Lì. La magia, perché in quel momento, siccome stavamo montando l'intervista su Agatha All Along, mi è venuto in mente magia. Ho detto, facciamolo sulla magia. Non abbiamo mai parlato di magia. E sentiamo la domandona. La domandona che ci è stata inviata dalla nostra ascoltatrice Sara Mariotta. Ascoltiamo. Ciao, secondo voi qual è il personaggio magico più potente della storia del cinema e perché? Bella, concisa, personaggio efficace, magico. Diretta. Il personaggio della storia del cinema. Ce l'ho. Ce l'hai. Ce l'ho. Te, Pietro, ce l'hai? Perché ce ne sono tanti. Ce ne sono tanti. Ce ne sono tanti. Sì, sì, ce ne sono tanti. Io uno l'ho scelto. Io tu anche, io ho scelto il mio e sarà una collina dove sono disposto a morire. No, ma quindi è una competizione. Certo, adesso, adesso diventa vediamo competizione. Vediamo tra i nostri tre personaggi magici quello che in una battle resta in piedi. Vabbè. Beh, giusto, anche questo non è male. Mi sono impuntato, voglio essere banale. Anche io sono abbastanza banale, ho paura che sia lo stesso. Magico più potente. Aspetta, il mio inizia con la G. No, il mio no. Ok, il tuo con che inizia? Con la T. No, il mio con la M, quindi siamo a posto. Ok, sono tre dire. Meno male, chi parte? Parto io? Vai. Perché mi sta simpatico, perché mi ha subito catturato dalla prima apparizione su schermo e anche dalla sua prima ultima apparizione, Gandalf. Ah, beh, Gandalf è potente. Gandalf è potente e tu non puoi passare. E no, ma poi voglio dire, io lo conosco dai, prima dei film, da affezionato del Signore degli Anelli e... Ah, pensavo aveste scambiato qualche chiacchiera. No. Fatto le abba pipa. Sì. Esatto. Pietro. È un gran personaggio, Gandalf il grigio, Gandalf il bianco. Sì. Devo dire, allora qui si parla di potenza, no? Perché se noi possiamo parlare di come è stato portato su schermo, Ian McKellen bravissimo, Peter Jackson è riuscito veramente a... Però sti cazzi, qui stiamo parlando di potenza. Gandalf il grigio o Gandalf il bianco? Perché quando diventa bianco è più potente, è una Ma poi c'è tutta quella scia che arriva dalla cima della montagna guidando 12 milioni di cavalli. Quindi questo raggio. Non so, io non mi ricordo se dai film si capisce, ma dal libro posso dire che Gandalf non è uno stregone umano, è proprio un'altra razza rispetto a quello che possono essere gli umani. Cioè non è un uomo. È un Valar. Un Valar. Credo di ricordare. Comunque, visto che parliamo di potenza, lo metto nella sua forma upgrade Gandalf il bianco, non Gandalf il grigio, anche se mi sta più simpatico. Se era simpatia, dicevo. Eh sì, perché bianco perché se sì, la tira un po'. Sì, esatto. Troppo angelico. Vero, poi senza cappello, che figo. Sai, io sono riuscito a riemergere dopo lo scontro col Balrog. Poi ha smesso di fumare, è diventato testimonial delle auto elettriche. Esatto. Un po' una roba. Ma sai che questa competition delle magie mi sta appassionando più del dovuto? Voglio sentire Teo cosa ha in serbo. Merlino della spada nella roccia. Ah, questo e qua non lo non batte nessuno. C'è un Anacleto tatuato su chi può vedere, potente, non so se si vede, ma potente, potente. Nell'arena fa quello che vuole, si trasforma anche in virus se vuoi, ma più di così. Quello è geniale. Più di così dove vai? Quindi adesso nell'arena ci sono Gandalf il bianco e Mago Merlino. Manca un terzo contendente. Che io vi porto che è un personaggio magico in realtà, che lui non ha dei poteri magici lui, ma è uno scienziato che costruisce cose magiche ed è un personaggio realmente vissuto. Nikola Tesla. Attenzione. Però, storia del cinema. Vabbè, David Bowie, The Prestige. Esatto, quello ho pensato. Ah, interessante. Beh, vabbè, aspetta, su Bowie vacillo. Allora. Dire che vacillo, se mi metti in mezzo Bowie. Lì poi non voglio fare spoiler a chi non ha visto The Prestige, però insomma lì Nikola Tesla dimostra di essere molto potente. Quindi chi è il primo che attacca? Il primo che attacca secondo me è Tesla, che spegne tutte le luci dello stadio, così. Esatto. Per disorientare. Effetto sorpresa, gli altri due non sanno cosa fare. Vediamo. Però Merlino improvvisamente si trasforma in gatto che vede al buio. Ok Google, tira un dado da 20. Ma che cacchio fai? Stiamo facendo il gioco di ruolo.
E quindi? E quindi vediamo cosa esce nell'attacco. Sì, ma se non hai, non c'è. Acabas de tirar un dado de 20 lados. Spagnolo. Dado de 20 lados. 10. 10. Ah, 10 l'ha detto in italiano. Sì, 10. A parte che dado de 20 lados sembra di 20 lados. Cioè, perché io, allora devi sapere che il mio telefono ha molte personalità. me l'ha venduto James McAvoy. E ogni volta che gli parlo lui parla una voce diversa. Okay. Quindi è uscito 10, quindi lui riesce a spegnere la metà delle luci, non disorienta del tutto. Secondo me devo ammettere che Tesla è il primo a soccombere tra i due. A questo punto attacca Mago Merlino. Attacca. Cosa fa Mago Merlino? No, Mago Merlino non attacca mai. Mago Merlino gioca in difesa. Allora reazione. Attacca Gandalf. Ok, Google, tira un dado da 20. Con un piro d'ardo. Sì, ma se non sappiamo a cosa sono legati i numeri. Con le lucine. Dado de 20 lados. 13. 13 non è male. Merlino, secondo me, viene ferito a un braccio con un piro d'ardo lanciato da. È un piro d'ardo. Piro d'ardo. Esatto. Merlino si trasforma in acqua. Vediamo se si trasforma davvero. Esatto. Ok, Google, tira un dado da 20. Ma perché ancora il dado da 20? Perché quello di Andri. Ma da cosa a cosa diventa acqua? Risaltato. Dado de 20 lados. 8. 8 sai che ovviamente vuol dire? Cos'è che si trasforma in acqua? In acqua, invece si trasforma in sabbia. Si annacqua un pochino, viene una schifezza, si mescola la sabbia in terra. Solo la parte sotto diventa acqua. Quindi niente, Gandalf ha spazzato via tutto. Questo tronco. Sì, secondo me vince alla fine nell'arena. Resta in piedi Gandalf. Resta in piedi Gandalf, ma è anziano, quindi gli rimangono 10 minuti. Merlino ne approfitta, si trasforma in razzo e torna ad Honolulu con la sua camicia hawaiana. E siamo tutti felici e contenti. Esattamente. Grazie Sara Maiotta per averci dato l'occasione di giocare a D&D con i maghi. Più del solito. Questa rubrica del gioco di ruolo improvvisato. Del dado ventilato. Dado ventilato. Poi indagherò perché è diventato Il dado ventilato già adoro.